quello del cane di Palazzolo Milanese, con Manuela Gigante alla mia sinistra, candidata regionale per il 4 marzo, ovviamente le elezioni regionali per il Movimento Animalista, ospite in Forza Italia, ma anche alla mia destra, insomma, Marzia, responsabile del canile, con Nonnino in braccio ad un volontario. Allora, siamo qui, inizierei con Manuela, insomma, proprio perché è stata, insomma, una giornata importante anche quella di oggi, quindi fatti, non parole, perché sei qui per una donazione a questo canile. Fatti, non parole, come giustamente dici tu, abbiamo portato del cibo per tutti questi cani, per dare una mano concreta ai volontari e a tutti gli animali che sono accolti da loro. Fatti, non parole. Assolutamente. Marzia, invece con te io spenderei giusto due parole per, come dire, raccontare un po' quella che è la realtà brevemente di questo asilo del cane, quanti sono gli ospiti a quattro zampe, so che ci sono sia cani che gatti, abbiamo qui appunto Nonnino in rappresentanza, e come potervi sostenere eventualmente. Abbiamo circa 200 cani e una sessantina di gatti che vanno ad aumentare il periodo estivo fino ad arrivare a 120-150 gattini. E come poterci aiutare? Gli aiuti sono vari, e proprio magari dalla ristrutturazione dei box, a fare dei box riscaldati visto che poi nevica, fa freddo e di conseguenza cani come lui hanno assolutamente bisogno del caldo. Assolutamente. Quindi mi raccomando, insomma, sostenete numerosi l'asilo del cane. Salutiamo e ringraziamo Manuela Gigante, quindi candidata per le regionali del 4 marzo, Movimento Animalista, ospite in Forza Italia. Ringraziamo tutti i volontari, ovviamente lui in rappresentanza dei numerosissimi ragazzi che come lui oggi di domenica sono qui sotto la neve, perché sembra quasi Natale, ma siamo a febbraio e sta nevicando. E che dire, grazie, alla prossima da Serena Bassi, Radio 1.0. Ciao.